tutto quello che si muove all'interno di questo movimento che si è creato alla fine dell'Ottocento con il marxismo e con le lotte operaie. Quindi lei è al centro, lei diventerà bolscevica nel 15, all'inizio è menscevica, e diventerà bolscevica perché lei crede nella rivoluzione. Crede nella rivoluzione, sarà l'unica che sosterrà Lenin con le tesi di aprile, che a Lenin verrà dato del pazzo quando rientra, lui butta giù queste tesi che riguardano l'organizzazione, quindi la guerra civile, tutto quello che lei pensa che si dovrà operare appena rientrato appunto in Russia per la rivoluzione, che era scoppiata in maniera assolutamente, a febbraio era scoppiata in maniera assolutamente autonoma, impensabile, stavano tutti fuori, erano tutti in esilio. Lei è una delle prime a rientrare perché stava in Norvegia, e c'è tutta questa scena in cui si racconta dell'entusiasmo, finalmente questa rivoluzione che tutti attendevano. Noi dobbiamo pensare che in quel momento la liberazione dell'oppressione del capitalismo, la liberazione di queste masse infinite senza storia di uomini e di donne, doveva essere qualcosa di pazzesco, qualcosa di entusiasmante, qualcosa di un'utopia concreta che si poteva finalmente vivere, finalmente realizzare. Tutto questo le donne, cioè lei fin dall'inizio si muove, perché lei fin dall'inizio vive questa differenza e questo iato che già era scoppiato alla fine dell'Ottocento con la crisi del sistema, perché il capitalismo poi nella fine dell'Ottocento subisce tante di quelle crisi che mette in crisi, scusate il gioco di parole, tutto, compresa la cultura di tipo borghese. E una delle prime cose a saltare, su cui lei è uno dei temi potenti della sua ricerca, è il matrimonio, che è il legame peggiore per una donna, per la sua repressione, per la sua non libertà, per la sua coercizione. Quindi la donna si deve intanto liberare dal matrimonio, ma si deve liberare di un rapporto di sottomissione psicologica all'uomo. Cioè lei è veramente una donna che, partendo dal proprio privato, tanto che verrà attaccata al privato ricco di rapporti con gli uomini, ma dove evidentemente lei non solo cercava la libertà, cercava il rapporto con un uomo, e cercava il rapporto con un uomo che fosse un rapporto non solo libero, ma libero di amare profondamente l'altro, nel senso di comprenderlo, nel senso di un'uguaglianza, di intesa, di affetti, di sintonie, che è quasi impensabile. E lei è di un'attualità mostruosa, perché oggi ci poniamo gli stessi problemi, al di là del fatto che oggi forse abbiamo delle risposte che lei probabilmente non aveva, perché tutti questi temi, compreso il tema della sessualità, che è un problema che esplode tra fine Ottocento e inizi del Novecento, ed esplode tutto quel mondo, diciamo, irrazionale, che non ha nulla, che era stato sempre confinato in questo privato, che era un privato, il privato è privato, ognuno ha i suoi fatti privati appunto che difende, ma quando il privato diventa nascondere la cattiveria, la perversione, l'oppressione, le famiglie erano notoriamente nelle famiglie dell'epoca succedeva di tutto, qualsiasi tipo di violenza nei confronti delle donne, ma nei confronti dei bambini. Era noto che i bambini venivano spesso violentati, le donne idem, le donne erano, il marito poteva picchiare tranquillamente la moglie, sottometterla con qualsiasi tipo di coercizione, le donne non potevano andare a studiare all'estero, non potevano viaggiare se non avevano, non potevano avere il passaporto. Ma queste sono quisquilie rispetto a delle violenze oltre che fisiche e psicologiche che le donne, tant'è vero che la Kollontai dovrà lottare per una vita per cercare di organizzare le donne e portarle alla lotta e portarle a quel socialismo che lei vedeva come l'utopia che poteva permettere la liberazione delle donne e degli uomini, ma soprattutto delle donne. Quindi per lei, e lei è quella che parla di amore, ora non l'amore religioso, ma un amore profondo di passione, di
di sessualità, di carnalità. Lei parla di amore nel senso proprio di identità umana, di quello che fa un'identità umana femminile, che con la sessualità esprime questo rapporto con l'altro, che è diverso da sé, e con tutte le sue ambivalenze, le sue contraddizioni. Questa è la lotta grossissima che lei porta avanti, che non viene minimamente recepito, non solo dal partito, anche nell'organizzazione. Lei si occupa di, ovviamente, fa delle cose straordinarie, lotterà per l'aborto, lotterà per l'equiparazione dei figli legittimi e illegittimi, altra, voglio dire, lotterà contro la prostituzione, che era una piaga spaventosa in quell'epoca in Russia, e non solo in Russia, ma in Russia era, i bambini vengono tolti dal, inizialmente, poi verrà ripristinato, non vengono adottati, cercano di non farli adottare, li mettono negli istituti all'inizio, perché se venivano adottati, specialmente nelle famiglie contadine, venivano sfruttati. Ma parliamo di bambini che morivano nelle fabbriche, cioè non era uno degli episodi più crudi a cui lei assiste, e che c'era un bambino steso quando lei inizia, appunto alla fine dell'Ottocento, c'è un bambino steso su una branda, lo racconto nel libro, e sto bambino era morto e nessuno se n'era accorto, cioè, ma succedevano a centinaia di queste. Quindi il suo must, diciamo, il suo clou è proprio questo rapporto uomo-donna, che cerca di intrecciare con un discorso che sembrerebbe contraddittorio, con un discorso di aspirazione a una dimensione collettiva, a una dimensione comunitaria, non solo nelle proposte politiche che lei fa, per cui nelle proposte politiche in cui lei cerca, fa tutta una serie di lotte per, al servizio della maternità, per gli asili nido, per venire incontro alle donne che lavoravano e che quindi non potevano organizzarsi, non potevano seguire la politica, non potevano fare tantissime cose, perché poi dovevano, appunto, si dividevano con la famiglia e con tutte le cure che la famiglia aveva, ma cerca di mettere insieme quello che qualcuno ha voluto vedere come una contraddizione. In realtà non era una contraddizione, era un tentare di trovare un, anche in questa contraddizione, cioè voler vedere una contraddizione fra ciò che è privato e ciò che è pubblico, fra ciò che è soggettivo, quindi affetti, passioni, rapporto con, tra gli esseri umani e tra uomo e donna, e il lavoro politico di espressione politica pubblica, è una contraddizione se uno li vede scissi, se uno vede una situazione di scissione fra due componenti che invece fanno parte della realtà umana. Questa è la sua, secondo me, geniale intuizione. E chi leggerà, e se si legge Largo alle Rosse Alato, lì è la somma. Lenin fa il suo mestiere di rivoluzionario, di uomo, e Lenin è fuori da, questa, da questo discorso. Lenin, dal punto di vista umano, sono cose per lui incomprensibili, come sono incomprensibili assolutamente, per cui la butta sull'aspetto politico, sul borghese, tutto ciò che è soggettivo. È una decadenza borghese che è una cosa, se pensiamo, assurda, e ne ha fatto le spese Inés Armand. Inés Armand era stata l'amante di Lenin per alcuni anni, e lui a un certo momento, nel momento in cui doveva, aveva un problema politico serio, poi la allontana. Sì, lui era sposato con Nadia Krupskaya, che era un'altra donna importante, che è stata un'altra donna importante per la, e ne ha fatte le spese la Inés Armand, perché, e lì ci sarebbero da leggere alcune corrispondenze interessanti per capire. Io, se mi permettete, se c'è un po' di tempo, volevo leggervi soltanto un pezzo dell'intervista che Clara Zetkin fece a Lenin proprio su questi argomenti, un paio di righe, tanto per capire quanto freddo, distante, poco interesse, anzi nessun interesse c'era nei confronti di tutto quello che era l'aspetto personale, soggettivo, affettivo di un essere umano, meno che mai
nei confronti di una donna, perché la donna sarebbe stata libera nel momento in cui la classe operaia avrebbe conquistato il potere. Punto, non c'era discussione. Cosa che non solo non è successo prima, ma non è successo manco dopo. Noi siamo ancora alle prese. Con i diritti forse ci siamo quasi arrivati, forse, ma in realtà i diritti non bastano. Non solo non siamo riusciti ad avere oggi, globalmente, parlo del mondo intero, non parlo solo dell'Italia, non siamo riusciti a ottenere diritti civili e sufficienza, ma non siamo riusciti a ottenere neanche un'emancipazione femminile, un riconoscimento dell'uguaglianza profonda, umana, fra uomo e donna, visto che non si contano i femminicidi, che evidentemente danno proprio questa idea di quanto la donna sia considerata meno di un oggetto. Quindi posso anche ucciderla. Vi volevo leggere, non so se possiamo farlo, se c'è tempo, volevo solo leggervi un passo di Lenin, perché basta quello, come cenno, basta quello che ho detto. C'era un pezzo che era abbastanza agghiacciante su... Era abbastanza agghiacciante su come risponde alla Clara Zetkin con questa insistenza sull'aspetto sessuale, per cui i ragazzi non hanno bisogno di, non pensano a fare l'amore, non pensano alla sessualità, sono problemi che a loro non interessano. L'importante è vivere una vita sana, tranquilla, mangiare bene e fare tanta ginnastica. Questo è un po', scusate, in sintesi, la conclusione del discorso leniniano. E su questa onda e su questa falsariga tutto il pensiero bolscevico, perché l'aggressione a cui verrà sottoposta Alessandra Kollontai con le due lettere sull'Akhmatova e largo all'Eros alato sarà tanto feroce quanto volgare nell'attribuirle cose come la storia del libero amore tradotto come se fosse una bere in un bicchiere d'acqua in un bicchiere in cui tutti avevano bevuto una pozzanghera o cose di questo genere, che la dice lunga insomma su quanto queste cose ancora oggi siano dure a morire, ma che ci permettono di capire la storia e personaggi come la Kollontai, quanto possiamo riprendere, quanto possiamo ancora lottare e quanto sia necessario per una liberazione vera da qualsiasi tipo di oppressione, per una visione di un futuro umano più veramente rivoluzionario, quando sia fondamentale tenere presente l'aspetto femminile e la visione femminile, l'ottica femminile, che è sicuramente diversa da un uomo, ma è uguale, perché è uguale nella dimensione umana. Allora, adesso si sente? Sì. Riproverò a prendere le fila del discorso sul privato e il politico di cui Annalina ci ha a lungo ora parlato, e mi soffermerò su questo aspetto che è, devo dire, appunto fondamentale nella Kollontai, e partirei da una citazione di uno storico importante, Mark Bloch, che afferma come i fatti storici sono per essenza fatti psicologici. Questa frase mi ha fatto sempre pensare alla vita della Kollontai, perché in qualche modo io personalmente penso proprio che uno degli aspetti più rivoluzionari di questa donna è il modo in cui, come diceva Annalina, ha condotto la sua vita. E capendo e andando ora ad osservare più attentamente i...
fondamentali di tutta la sua storia, è assolutamente immediato capire quale poi è stata la sua prassi politica e tutte le riforme che ha portato avanti. E io vorrei dire che uno degli aspetti più innovativi del libro di Annalina Ferrante, come Andreas già ci accennava, e che lo differenzia soprattutto da tante biografie, soprattutto di stampo anglosassone, che posso dire generalmente si limitano ai fatti, è una sequela di date, di eventi, ma in realtà invece Annalina va molto più a fondo e fonde queste due dimensioni della vita della Kollontai, quindi tutta la sua vita privata, i suoi affetti, con tutto il suo cimento politico. Quindi il libro che oggi presentiamo non è assolutamente un manuale di storia, ma direi quasi più il racconto di una persona, come potremmo raccontare quella che ognuno di noi magari conosce a fondo nella propria vita personale. E secondo questa visione vorrei appunto accennare molto brevemente quali sono stati i punti più importanti della vita di questa donna. Allora, io partirei appunto dalla sua nascita, perché Alexandra è il frutto di un amore clandestino. La madre era infatti già sposata quando conobbe poi il padre della Kollontai e i genitori si batterono nella loro giovinezza per stare insieme. Ora dobbiamo immaginare che siamo nella Russia di fine Ottocento e quest'immagine di un amore assolutamente non piegato alle convenzioni era qualcosa di assolutamente straordinario. Nonostante poi le origini aristocratiche, sente molto fortemente le ingiustizie, come la povertà a cui sono costretti i bambini, di cui abbiamo già parlato, che lavorano continuamente nelle fabbriche, da qualcosa di assolutamente normale, ma ha anche un forte senso critico, è estremamente acuta e attenta ed è estremamente anche ribelle, potremmo dire, è una donna che sempre esprime fin da giovanissima il suo pensiero. E poi cosa succede? Che a poco più di 20 anni era già sposata con un cugino ingegnere da cui prende il cognome Kollontai, quindi Kollontai non è il suo vero cognome ma è il cognome del primissimo marito. Qui, come Annalina già ci ha raccontato, e questo è davvero un punto di svolta, vede i bambini nelle fabbriche tessili di Kreglom e la condizione di assoluta disumanità in cui lavorano. Ecco, qui cambia tutto, perché lei, da che sicuramente portava avanti una sua, come dire, già militanza politica di propaganda, qui ha un punto decisivo perché se ne va. Lascia il marito, lascia un figlio piccolo, Misha, di neanche 3 anni, e va dall'altra parte del mondo, potremmo dire, perché si trasferisce a Zurigo per studiare economia politica. Parliamo sempre della Russia di fine 800, ora siamo agli albori del 900. E questo perché? Perché si rende conto davvero che vuole diventare una militante preparata, consapevole, ma soprattutto autorevole. Lei vuole sapere quello di cui sta parlando. Ora, senza andare più in là, perché c'è il libro di Annalina che racconta tutto in dettaglio, io vi ho accennato questo perché secondo me ci sono proprio le fondamenta di tutta la sua vita. L'attenzione alle donne e ai bambini, la centralità dell'amore, che è vissuto sempre come una forza motrice, ma anche è un continuo stimolo al cambiamento per lei. E allora cosa succede? Che tutti questi eventi personali si traslano, si traducono letteralmente nella sua vita politica. Appunto la Kollontai, dal diventare una ministra nel governo dei Soviet, praticamente ha un impegno costante in qualcosa che al tempo era l'avanguardia, ovvero statalizzare la presa in cura sia della maternità ma anche dei bambini, quindi dell'infanzia. Le leggi all'avanguardia si susseguono, abbiamo qualcosa che in Italia tuttora è inconcepibile ma che abbiamo e che invece al tempo fu rimosso, come l'abolizione dell'insegnamento della religione, la legge appunto sull'aborto che in Italia arriva soltanto negli anni 70, legge sul divorzio e il riconoscimento dei figli illegittimi. Allora, tutto questo arco per un po' chiedersi perché la Kollontai è stata così rivoluzionaria, perché tanti ne hanno scritto, perché è importante continuare a parlarne. E io, la mia conclusione, che forse è molto semplice, però io penso che sia stata non solo una delle prime donne politiche, perché di fatto lo è stata la primissima ambasciatrice, ma in particolar modo è stata una donna che non ha mai
potremmo dire, scisso appunto questa sua dimensione più intima e personale dalle decisioni poi prese per gli altri. E appunto che anche una differenza appunto con Lenin, potremmo dire, è che le sue riforme sociali non sono solo nate da studi intellettuali e da una formazione puramente comunista, ma da un rapporto quotidiano nelle fabbriche e nelle piazze accanto alle donne, dai suoi rapporti d'amore con uomini che tanto l'hanno coinvolta e appassionata, ma tanto l'hanno continuamente portata a rifiutare quello che ancora non era accettabile. E proprio questi limiti che lei incontra con gli uomini e che si rende conto che appunto sono il derivato della società in cui vive, sono poi lo stimolo per cercare riforme sociali. Lei continuamente propone nella politica delle possibili soluzioni a quello che lei invece vive come un limite e a volte anche come un fallimento nella sua vita privata. E per finire direi che la Kollontai è stata una donna visionaria, soprattutto per aver dato una valenza politica all'amore. E di questo tema in realtà se ne parla molto poco. Pochissimi anni fa un filosofo contemporaneo, Horvat, ha scritto un saggio che si chiama La radicalità dell'amore e scrive qualcosa, un po' una sorta di provocazione nella prefazione del libro, e invita tutti, politici, intellettuali, chiunque, artisti, a dire che dobbiamo trovare il coraggio di parlare d'amore, accettando tutti i rischi che ne derivano. E la Kollontai continua ad essere nella storia una delle rarissime figure non solo ad essere interessata, ma anche ad aver ribaltato i termini di questo rapporto tra politica e amore. Perché se da una parte la politica ha il ruolo di rendere la vita delle donne più libere e indipendenti, allo stesso tempo è solo un rapporto egualitario tra uomini e donne a fare una società nuova. E vorrei davvero concludere dicendo che la Kollontai ha avuto l'intuizione di ritornare alle fondamenta, intuendo come alla base di tutti i rapporti umani, quindi poi sociali, pubblici, politici, ci sia sempre quello imprescindibile tra l'uomo e la donna. E ora Andreas ci parlerà di femminismo. Sì, a me colpito molto una cosa che Annalina ci ha raccontato, insomma, vero che la Kollontai è stata riscoperta in parte, infatti ci sono un sacco di edizioni, negli anni 70, quindi sull'onda del movimento femminista. Ecco, per me, da storico che si è occupato di anni 70, ma forse anche da uomo, è stato molto difficile studiare il femminismo. E questa presentazione è anche stata l'occasione per riprenderlo un po'. Per me la chiave che ho trovato è confrontarmi con quello che è il pensiero di Carla Lonzi, che forse nel femminismo italiano è una delle figure più originali. E ho preso questo libro della Lonzi in cui lei in sostanza racconta il dialogo avuto con il suo compagno di allora, i dialoghi sono più d'uno, che era con Sagra, uno scultore, in cui lei parla appunto di questa sua ricerca di un rapporto possibile alla fine, di cercare di trovare un punto su cui incontrarsi. Solamente che alla fine questo non riesce, tant'è che il libro si chiama Vai pure. Quindi sostanzialmente finisce con una rinuncia alla dialettica tra diversi. Ecco, secondo me questo libro, cioè, è stato importante per me perché è proprio la rappresentazione che ne viene fuori, che secondo me parla molto di quello che è il femminismo, cioè di uno scontro tra due ragioni. Cioè la ragione dell'uomo si contrappone alla ragione della donna, una supposta ragione della donna, però si resta nei termini del logos e così si crea anzi un divario che è impossibile colmare. È come se invece di affrontare il problema centrale della negazione della donna, il problema secolare, lo si rovescia e lo si rispecchia arrivando a una negazione dell'uomo, ma attraverso questa doppia negazione quello che si va a squalificare è proprio un discorso anche di conflitto, ma di una possibilità di una dialettica creativa del rapporto. E secondo me questo si lega anche a tutto un discorso attuale appunto sulla fluidità, perché se si perde questa immagine di una dialettica sicuramente anche dolorosa in certi momenti, ma possibile,
si va a smarrire anche il riconoscimento di una specificità di un sé, tant'è che appunto tutto l'ultimo femminismo si è concentrato sulla lo smantellamento delle identità come costruzioni. Quindi se nel femminismo c'era, perché la Lonzi lo scrive anche, l'idea che l'uomo nuovo sarebbe venuto solo dalla donna nuova, secondo me questa donna nuova non poteva essere un parto a freddo, un parto di testa. E quindi mi ha colpito come in realtà questa idea dell'uomo nuovo che proviene dalla donna nuova sia anche della Kollontai, ma vissuta e rappresentata in un modo completamente diverso. E qui c'è la bellissima immagine che Annalina propone nel libro, riprendendo la Kollontai, che appunto non è uno scontro di ragioni, ma la ragione maschile, che la Kollontai rappresenta come un dragone aggressivo, si oppone a questo uccello bianco, questa immagine di un'interiorità femminile. Solo che quello che lei scrive è che questo uccello bianco, forse anche gli uomini dovranno riuscire a farlo proprio, per riuscire ad ammansire il dragone. E quindi lo propone proprio come un'idea di un percorso nuovo da provare insieme. Quindi in tutto il discorso della Kollontai questa immagine di donna nuova si lega a un rapporto sessuato possibile e non a una dialettica impossibile. Un rapporto sessuato possibile che poi è quello che un po' Ilaria ci ha anche raccontato, lei proverà appunto per tutta la vita anche nel suo personale. E quindi vorrei chiedere sempre a Annalina, negli anni 70 c'è questa riscoperta della Kollontai, però come la leggevano le femministe, con che limiti? E poi le vorrei far raccontare un po' di sé. Tu, da donna, con una storia totalmente differente, come ti sei rapportata alla Kollontai? Ma avete già detto tutto voi, quindi io onestamente no, avete colto del libro delle cose importanti, vere, belle. Sai, rileggendo, la Kollontai è per questo è moderna, è per questo, perché è moderna e non è un caso che molte di queste rivoluzionarie vengano riprese oggi, perché la storia l'ha dimenticata creando un vuoto. Un vuoto che si va ad aggiungere al silenzio sulle donne che comunque hanno tentato e cercato di portare avanti un discorso sulla diversità. Allora, se non si mette insieme diversità e uguaglianza, che non sono due antagonisti, ma si possono fondere, perché oggi abbiamo una teoria che ci permette di fonderle, che è la teoria della nascita, ed è una teoria che ci permette di superare questo logos che è al centro della cultura maschile, questo logos che è al centro della cultura patriarcale e che esprime violenza, che nega gli affetti, che annulla gli affetti, che distrugge gli affetti. Allora, c'è qualcosa che non va in questo pensiero, d'accordo? Allora, la Kollontai ci fa vedere qual è l'errore, ce lo fa immaginare, ce lo fa intuire qual è l'errore, con la sua vita, con quello che ha scritto, con quello. E io sono andata appresso a lei su questa cosa. Come l'hanno presa le femministe? Cioè, il femminismo ha avuto sicuramente, come tutti i movimenti, anche nel 68, voglio dire, ha avuto un suo perché. Vanno analizzati questi perché. Cercavano delle risposte, queste risposte non sono mai arrivate, probabilmente hanno cercato di ribellarsi e di uccidere quello che poteva essere il padre, perché c'è sempre questo discorso, come in Turgenev, non è una novità, padri e figli, c'è sempre questo discorso di ribellarsi al padre, all'autorità, d'accordo? Il problema è come lo fai. Se tu lo fai con lo stesso pensiero, non esci. Per questo i rapporti diventano impossibili, perché tu ragioni, non c'è questa visione di cogliere quest'uguaglianza, che è un'uguaglianza alla nascita, che è un'uguaglianza che alla nascita ci fa tutti umani, siamo tutti umani perché abbiamo la stessa capacità, nasciamo tutti con la stessa capacità di immaginare, di vivere una capacità che è lo stesso pensiero,
direi, che è un pensiero che non si esprime con il linguaggio con cui si esprimerà quando avremo un'età in cui cominceremo a parlare. Cioè il primo anno di vita di un bambino è assimilabile, il primo anno di vita di un bambino che è importante, che non si esprime come si esprimono gli adulti, che ha un pensiero, che ha immagini, si esprime per gesti, si esprime per segni, si esprime per suoni, tu lo devi capire. E la stessa cosa è per le donne, che abbiano saputo mantenere questa dimensione, no? Irrazionale, diversa da quello degli uomini. L'Akhmatova è fantastica, la lettura che ne fa la Kollontai, perché la Kollontai dice, ma l'Akhmatova parla di problemi di rapporto uomo-donna da un'ottica femminile, esiste un pensiero femminile, esiste un'ottica femminile che è diversa da quella maschile. Vogliamo provare a confrontarci e a capirci? Vogliamo provare a sforzarci e a dire che magari in quel momento questa donna non è un'isterica, magari ci sta comunicando qualcosa. Come facciamo con il bambino? Non è la stessa cosa? Simile, diciamo così. Del resto, se una donna riesce a superare e a risolvere tutta una serie di problemi, è chiaro che poi nasce l'uomo nuovo, perché senza voler fare, voglio dire, il bambino sta con la mamma, il primo anno di vita lo passa al 90% con la mamma, cioè, quindi più il rapporto è forte e sano e più il bambino sarà felice nella sua vita, non c'è niente da fare, cioè è molto banale quello che dico, ma è abbastanza verificabile, insomma, no? Quindi se uno si limita poi semplicemente al comportamento, ai diritti, alla politica, come è stata letta spesso la Kollontai, oppure questa visione bolscevica, lei era una bolscevica, ma non era, era una bolscevica fino a un certo punto, non avrebbe mai potuto scrivere Largo all'Eros alato, non avrebbe mai potuto parlare di sessualità in un periodo, ancora adesso ci fa venire i brividi, ci scodinzoliamo, se parliamo di sessualità ci facciamo venire le ansie, figuriamoci negli anni 20 o nel 1905, cioè voglio dire, no? Quindi figuriamoci se poteva scrivere una cosa del genere se lei fosse stata una bolscevica vera, dura e pura alla Lenin. Ma quindi io non la vedo, per questo ho messo, come hai detto tu, come avete detto, imperfetta. Insomma, è un po' questo. Quindi oggi è moderna proprio perché ha riacchiappato, vanno riacchiappati questi elementi fondanti della realtà umana, identità umana, mettiamocelo questo aggettivo ogni tanto, che fa tanto bene, per riscoprire delle cose che sono state completamente silenziate, annullate, che ritornano ineluttabilmente, inevitabilmente, come adesso la riscoperta della Clara Zetkin, come la riscoperta della Rosa Luxemburg, perché hanno posto delle tematiche che non sono state minimamente prese in considerazione e oggi le dobbiamo, abbiamo l'obbligo, la responsabilità di riprenderle, di riacchiapparle, perché ne va, visti i fallimenti che abbiamo, no? Siamo purtroppo pieni di fallimenti, di cose che non sono andate. Allora, forse il perché è da ricercare anche in questo rapporto con le donne e in questo rapporto fra uomini e donne, che forse potrebbe eliminare una scissione di pensiero che ci può portare sicuramente a un'utopia più concreta e migliore. Vabbè, grazie. Abbiamo finito. Allora, un'ultima domanda che mi sono fatta, è perché questo libro che Annalina ha scritto è importante ai giorni d'oggi. La lettura della vita della Kollontai, finalmente proposta sotto una luce completamente nuova, a mio avviso dovrebbe essere letta non solo da giovani per capire le dinamiche più nascoste che hanno mosso la rivoluzione, ma direi anche da politici, giornalisti, insegnanti, medici, tutti coloro che direttamente o indirettamente fanno cultura e hanno un ruolo nel prendere decisioni che impattano la comunità e l'individuo. La storia della Kollontai fa capire che uomini e donne che vivono appunto la loro vita in una maniera non scissa tra il personale e il pubblico, inevitabilmente agiscono poi per il benessere altrui in qualsiasi campo essi operino. Allora ho provato a guardarmi intorno nel mondo e vedere se esistono delle storie nuove
ed effettivamente ci sono molto rare. E vorrei iniziare dalla Nuova Zelanda, dove Jacinda Ardern, che è il primo ministro donna di questo paese, molto giovane, nel 2018 è stata tra i primi leader mondiali a stanziare i fondi specifici per il well-being, ovvero il benessere delle persone. In un'intervista ha affermato chiaramente come è impossibile parlare di crescita di un paese solo perché il tasso di disoccupazione è ai minimi storici, il PIL ha una crescita costante, mentre allo stesso tempo c'è un tasso altissimo di persone senza casa, i suicidi sono in costante crescita e c'è un livello di investimento per la salute mentale che è assolutamente inadeguato. I fondi che sono stanziati per questo appunto well-being sono specificatamente indirizzati ad affrontare problemi sociali come la povertà infantile, la violenza domestica e appunto la salute mentale. Allora ho trovato assolutamente rivoluzionario questo, partendo appunto di nuovo dalla Kollontai 100 anni prima, perché per la prima volta si parla nella società attuale, anche se siamo dall'altra parte del mondo, si parla in maniera netta di come il benessere include anche quello delle relazioni umane. E questa leader coglie come appunto se le persone stanno bene, inevitabilmente possono svolgere il loro lavoro al meglio e allora determinano davvero come conseguenza un maggior progresso inevitabile per il paese stesso. Ora, questo pensiero sembra semplicissimo, ma in realtà nella maggior parte dei paesi al mondo è assolutamente capovoltato, perché come sappiamo bene sono sempre gli interessi economici che determinano poi le scelte politiche e non viceversa, appunto. E poi dalla Nuova Zelanda vi porterei in Europa di nuovo, più vicino a noi, in Finlandia, dove la prima ministra è sempre una donna, ancora più giovane, ha solo 34 anni, Sanna Marin, ed è diventata il leader del paese nonostante le origini umili della famiglia, ed è cresciuta anche con una madre single, quindi in una condizione, diciamo, in una famiglia più particolare, diremmo. E la sua storia, lei stessa racconta, l'ha portata a dedicarsi alla politica, in quanto, come lei ha ammesso, è stato proprio il welfare finlandese, quindi il dare un'educazione per tutti gratuita fin dalla nascita, ma anche il garantire supporti economici per i meno privilegiati e anche una sanità universale ad averle permesso, nonostante tutto, di raggiungere i propri obiettivi e poi a sua volta di dedicarsi alla politica. Vi racconto della Finlandia anche perché è un paese in Europa che ha una particolare attenzione alla crescita e alla salute sia fisica che mentale dei bambini. C'è proprio lo stanziamento e la creazione di specifiche commissioni e fondi che, basandosi su ricerche scientifiche e mediche, portano avanti riforme e che queste hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni per lo sviluppo nell'infanzia. E per darvi un esempio concreto di quello che questa donna ora, anche ai giorni d'oggi, sta proponendo, durante l'emergenza Covid, quindi neanche un anno fa, ha organizzato una conferenza stampa ufficiale in cui invece dei giornalisti erano i bambini dai 7 ai 12 anni a fare domande al primo ministro, al ministro della cultura, a fare domande appunto sulla pandemia, e questi bambini chiedevano apertamente, ed erano naturalmente trasmesso ai telegiornali, quello che sarebbe successo a loro nella loro vita, a scuola, quando avrebbero potuto rivedere i propri amici. E direi che la cosa più bella è stata che questa donna ha risposto con precisione, con assoluta attenzione a loro, dando davvero un'immagine forte. In qualche modo le voci anche di questi bambini contavano, e anche questo l'ho trovato estremamente interessante, pensando invece alla pochissima attenzione che è stata data ai giovani, ai bambini, agli adolescenti in Italia, purtroppo durante la pandemia. Infine il Canada. E qui troviamo invece un uomo, Justin Trudeau, ed è quello che tra i paesi occidentali ha stanziato i fondi più ingenti per la salute delle donne, dei bambini, per garantire anche i diritti della salute riproduttiva e sessuale, e questo include anche l'accesso libero alla contraccezione e all'aborto. Naturalmente lì, diciamo, non esiste il concetto di obiezione di coscienza.
Ora, io vi ho raccontato queste storie perché, secondo me, partendo appunto dalla Kollontai di 100 anni fa, sorge spontaneo, almeno per me, osservare come, anche se sono ancora molto, ma molto rari, ci sono nuove generazioni di uomini e donne politici che mettono al centro priorità irrinunciabili, come l'educazione, la sanità pubblica, con una particolare attenzione alla salute delle donne e dei bambini, e anche alla salute mentale. E, a questo proposito vorrei citare una domanda che nell'ottobre del 2014 il giornalista Mannoni fece allo psichiatra Massimo Fagioli, chiedendo: cosa possiamo fare per evitare che le persone si ammalino? E si riferiva alla malattia mentale. Il giornalista si è chiesto, senza rendersi conto, quella che può essere, quella che in medicina viene definita la miglior cura, ovvero la prevenzione primaria. E Fagioli ha risposto chiaramente: ridare un'identità alle donne, perché, come Annalina ci raccontava, sono quelle che nella maggior parte dei casi allattano i bambini, si prendono cura di loro. E naturalmente, se le donne non hanno una certezza di se stesse, questo rapporto fondamentale può determinare più avanti l'insorgere della malattia mentale già durante l'adolescenza. Secondo me è un punto cruciale che, a causa del periodo storico, sfuggì alla Kollontai, ma appunto le condizioni di vita erano estremamente dure e forse c'era bisogno di un lavoro più materiale per soddisfare bisogni, diremmo, primari, ma che invece ora noi possiamo e dobbiamo assolutamente fare, è che è importante non solo rendere le donne indipendenti attraverso le riforme sociali, quindi legate alla maternità, al lavoro, ma anche quello di creare una cultura che, a prescindere dalla classe, quindi non più legata esclusivamente alla classe politica, proletaria o anche dell'estremo opposto, permetta alle donne di sviluppare liberamente se stesse nel lavoro, come nei rapporti personali, diventando madri poi per scelta e non per un destino comune. In questo senso, allora, per me è necessaria una politica che, partendo da questo rapporto madre-bambino, investa in un nuovo tipo di cultura in cui, come la Kollontai già intuiva 100 anni fa, è necessario far sì che gli individui abbiano tutti i mezzi per realizzarsi. Questo fa sì che i rapporti tra uomo e donna cambino, cambiando inevitabilmente anche la vita di nuove generazioni. E passerei la parola. Passo la parola all'autrice per un ultimo saluto. Vabbè, ringraziamo tutti a questo punto. Veramente io ringrazio tutti quelli che ci hanno così amorevolmente ascoltato e anche quelli che ci hanno seguito in diretta. Ringrazio ovviamente chi ci ha ospitato, che è la Sabaudia Culturando, se non sbaglio, non dico nomi, ho conosciuto queste persone meravigliose e ringrazio loro per questa ospitalità. Ringrazio i miei compagni di avventura, che sono Andreas Iacarella e Ilaria Rocchi, e ringrazio tantissimo, come sempre, la Maui Video per le riprese, William Santero e Daniele Carlevaro, sempre presenti e sempre magici con il loro lavoro, che ci permettono appunto di continuare questa ricerca, perché in fondo queste presentazioni, o perlomeno questo è quello che io mi vivo e che cerco di vivermi anche con le persone che con cui io sto realizzando queste cose. Secondo me queste presentazioni possono offrire ovviamente degli spunti di ricerca e creare anche una rete per cercare un pensiero nuovo, per cercare delle attività nuove e un modo nuovo anche di affrontare un po' tutte le problematiche che noi ci troviamo davanti, e in particolare, visto che parliamo di una donna e di Alessandra Kollontai, di come fare una nuova rivoluzione con le donne. Grazie a tutti. Grazie.